Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Competition is Life. Questo è il penultimo episodio, sì, di quest'anno, ma del campionato. Ci sarà un episodio molto speciale e preparatevi quindi. Arriverà verso fine dicembre, penso, adesso bisogna vedere. Quindi bentornati su questo episodio di Competition is Life. Per lasciare un po' di suspense per la fine, quest'oggi non dirò il risultato. Così vi lascio un po' in suspense per i prossimi due episodi. Dunque, mi raccomando, ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Siamo ritornati qua in fiume e bisogna spingere, come avete letto dal titolo, mettiamo il turbo. Dunque, direi di non perdere altro tempo e via con il video! Sembra un po' più grossa. Ok. Si sta fermando. Scusi. Oh, questa è stata una bella mangiata. Hopla. Ok. Mi sto rasando le mani. Eh sì, sto d'accordo adesso, si sono fermati 10 minuti fa, eh. Finalmente scende. Era meglio pescare in 10 forse. Come lenze sono impostate tutte uguali, ovvero abbiamo dei galleggianti Vela Round da Tubertini Serie Pro. Tutte le lenze hanno lo stesso layout più o meno di montatura, ovvero 35-40 cm di piombatura, di cui 3-4 pallini come spallinata
di dimensione uguale e il resto bulk. Il bulk è formato anche di sfere di piombo scorrevole. Ok. Sì, già che te me magna, ok, ho capito, sì. Ho capito, sì. Ma Dio, te si stronza allora. Vai, 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 parla, parla. Pare che ti manca poco di andare in acqua, eh? Anche a te. No, scusa, a te ti si zaina in acqua praticamente. Anche a te. No, ma non succede. Non so se ti vede, però sta anche il culo in acqua tra poco. In su. Oppla. C'è un paolo. Dove devo finire? Ucci, i sassi, i coriandoli. Stasera è buona ad andare a Siluri. Cazzo, se mi baia è proprio l'acqua. È il momento giusto per pasturare. Allora, cosa sto utilizzando? Per ora la corrente non è troppo veloce. Stiamo pescando su oltre 6 metri e 40. Penso che siamo sui 6, 7, tra i 6 e 7 metri. Quindi la mia lenza arriva tanto tanto distante dalla fine del mio braccio, come si vede dalle riprese. Anche se c'è poca corrente, bisogna pescare come minimo sui 6 grammi, perché comunque c'è molta profondità, ora di andare in pesca, eccetera, eccetera. Avere grammature troppo leggere non ha senso, sarebbe solo una perdita di tempo. Bisogna trovare il giusto compromesso tra leggerezza ed entrata in pesca veloce, per non perdere tempo. Bisogna dare il tutto per vincere. Non te simia, Max? Papià. Dai, tira su che alborea. Sto che vedo una bocca piena di pastura e bigatti in colla. Bastardo. Dovrei scamparmi. Giamma, è mancato pochissimo che perdevo il cavedano in acqua. Eh sì. Non te sarei stato buono a guffar così tanto. A me potenza le superiore. Hanno potenza superiore. E mi li ciapi i pesci. E mi li ciapi gli stessi pesci. Ma no, mi comunichi, mi fai una passerata. E mi fai cambiare idea.
Bel zizzone sto qua, mamma mia, tanta pastura. Piccolo ciabbo è dentro. Dai, sacca ancora. Questo turbo. Turbo compressore. Sono più veloce di una Supra in accelerazione della Robosé. Perché la Supra perde aderenza. No, 10 grammi. Ah. No, 6 grammi. 6 grammi. Oh, guarda che sì, strada. Lo so. Mi dà un passato di persone, vieni, 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 dai. Hoppla! È stato quello il segreto per non far staccare i pesi. L'ardiglione. Larga merda. Ok. Vai su, vieni fuori. Ok. Urca. Questo è bello. No. Dove è anello? Urca. Opla. Tu hai visto? Così si vince. Devo dire che sto macinando veramente veramente bene. Vedo gli altri a destra e a sinistra. Vedo che non riescono ad avere la mia costanza in pesca. Riesco a fare molti più pesci, infatti riesco ad arrivare a calare, a posare un attimo la canna, riprenderla su perché il pesce è già appeso e portarlo su in nassa. Certo che però pescare con tutta quest'acqua è veramente difficile. Non, per chi se lo chiedesse, non aggiungo un pezzo perché mi trovo scomodo. O ho la lenza giusta o al massimo lunga, però quando ho la lenza corta io non riesco a pescare bene. Questione personale, ognuno ha i propri gusti. Io se pesco con la lenza troppo corta vado male, vado molto più lento rispetto ad avere una lenza più lunga. Quindi così. Oh, attacca ancora. Dai, vieni su. Vieni su, so che sei un altro piccolino. Ok. Ah, canna.
Opla. Ok. Rossi facendo pesce a un buon ritmo, pesce c'è, le specie sono quelle, cavendo di Bram Triotti che più ne ha più ne metta, però sono tutti piccoli. Vorrei almeno un pesce, dico, uno di taglia da tirar su. Anche per uno divertimento, due fa comodo. Dai, 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 su. Vabbè, che vuoi che sia. Ora c'è la doppia. Ora. Buona. Vieni su, su, su. Upla. Dunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi ho lasciato un po' di più la pesca che... Questo episodio era pieno di pesci. Preparatevi per i prossimi episodi. Ci saranno ancora 4 episodi di Competition is Life 2019. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per questo video è tutto. Ciao a tutti.